La registrazione è in corso, sono 9:15. Buongiorno a tutti. Procediamo con l'appello. Chi ha bisogno della giustifica me la chiede. Chinizzini Gaetano. Buongiorno, Bacos presente. Paolo. Cerisola Marco. Buongiorno, sono presente e chiedo cortesemente anche la giustifica, grazie. Perfetto. Corrente Giulio. Buongiorno, presente senza giustifica, grazie. De Iulis Massimiliano. Lepidini Alessandro. Tallarico Alessandra. Perfetto. Presente. Abbiamo il verbale della scorsa settimana. Ok, ce lo leggiamo, ci prendiamo il tempo che ci serve e poi se abbiamo osservazioni, Ok. sono la gentilissima verbalizzante. Per me il verbale va bene. Ok. Va benissimo anche per me il verbale, grazie al verbalizzante. Grazie a voi. Perfetto. Stiamo attendendo anche il parere della consigliera Tallarico. Ok, Maria, vedo che per anche della consigliera Tallarico il verbale va bene anche Ok. per me. Lo mettiamo, però facciamo così, come le scorse volte, lo Sì, mettiamo in sì, sì, sì. attesa e lo approviamo Va bene. dopo, così almeno diamo modo magari a qualcun altro che vorrà intervenire di leggerlo e darci suo parere. So che mancano 10 minuti, io leggerei anche della posta nel mentre. Sì. Momento. Ok,
Ok, vedo che si è collegato il consigliere Baras a cui diamo il buongiorno e diciamo che stavamo leggendo il verbale e l'abbiamo messo in approvazione più tardi. Nel mentre leggiamo la vostra, dato che mancano alcuni minuti per trattare l'ordine del giorno, che alle 9:30, appunto l'ordine del giorno. Ok, imposta Maria? Sì, abbiamo quella di giugno. Quella di luglio? Giugno l'abbiamo finita? Sì. Ok, non ricordavo, abbiamo letto talmente tanto la scorsa settimana. No, nulla, non ti preoccupare. E vedo la lettera che è stata inviata appunto dalla società Bird che oggi abbiamo e che ascolteremo. Sì. Quindi nulla, l'illustrazione del progetto, diciamo solo l'oggetto Bird, estensione del servizio di sharing di monopattini nei quartieri di Roma. E vabbè, poi adesso questo è il punto che tratteremo. Ok. Il secondo che vado a leggere è CN74205. Questa qui è inviata dal comitato di quartiere Piazza Cerve e dintorni. Che ha come oggetto via Caduti di Monteserra, richiesta di interventi per la sicurezza e la mobilità. Ma possiamo anche leggere tutta questa qui, tanto con un po' di righe. Via Caduti di Montesera rappresenta il tratto di collegamento più diretto tra il nucleo residenziale che gravita intorno a Piazza Cerva con le zone commerciali di Via dell'Esercito, la fermata dell'autobus su Via Laurentina, l'area commerciale di Via Sapori, il mercato Laurentino e il municipio Nord. Su questa strada, priva di marciapiedi, insiste un traffico automobilistico sostenuto e aggravato dal doppio senso di marcia, sebbene per un tratto pari ad un terzo della sua lunghezza abbia una larghezza di appena 7 metri. Questa situazione è causa di intasamenti frequenti, specie nelle ore di entrata e di uscita delle scuole e dagli uffici. La situazione determina pericolo e insicurezza per pedoni che lo attraversano, costretti a rasentare i muri e fermarsi per non essere travolti dalle auto e dai camion che lo percorrono in via senza marcia. Al fine prioritario di salvaguardare l'incolumità dei pedoni e anche per mitigare il traffico, è urgente e indispensabile dare maggiore sicurezza ai pedoni che devono percorrere la strada installando sul cielo lato della strada appositi dissuasori parapedonali, riconoscere una precedenza al traffico verso la Laurentina, apporre il divieto di transito per i mezzi pesanti, assicurare l'illuminazione notturna, adeguare sulla Laurentina la temporizzazione del sistema semaforico e far fabbisogno del traffico in uscita da via della Guardia alla frontiera, scusate, prosecuzione di via dei Caduti di Monteserra. Si confida nella massima considerazione delle regioni adotte a supporto delle richieste di sicurezza mobile su via Caduti di Monteserra. Questa era inviata dal presidente del quartiere, Antonino Inciullo. Mettiamola in evidenza questa qui. Ok. Mettiamo in evidenza e la rigiriamo nel caso anche noi. Così per evidenziarlo.
Ok, possiamo leggere anche questa qui e poi iniziamo. Cambiamo argomento. CN 79535, parere via Strini e via Papiri, che ha per un oggetto progetto di adeguamento degli impianti di fermata via degli Astrini via dei Papiri. Riferimento protocollo QG/2021/1126. Questa mettiamola in evidenza, è stata inviata dall'ufficio manutenzione rete, dalla PO tecnica del TPL e dal direttore. Parere sulla questione Borgo Solano, appunto, e delle fermate appena citate. Eventuale spostamento. Maria, poi c'è un'email Sì. da Massimo Acciacchi. Questa qui però io ricordo di averla già letta, la questione 788. È stata rinviata o è stata spostata nuovamente? No, forse non l'ho tolta. Che è datata 22 luglio. Va bene, questa però l'abbiamo già letta, io non ricordo bene questa Ok. qui. C'era il cambio di parere sul 788 perché la soluzione proposta poi non era così gradita, a loro modo di dire. Insieme c'è anche una PEC di una cittadina di Rusca Rossi, credo che si chiami, adesso mi sfugge, sempre sullo stesso argomento. E dove sta questa qua, scusami? Aspetta che te lo dico, è CN82662, la Polina 071 e 788 Casa Fattoria. Eccola qua, perfetto. Vabbè, ci leggiamo anche questo, appunto, che ha come oggetto inquinamento acustico e atmosfera, cabolina bus numero 731 e 788, sito in via Caccioppoli. Con riferimento ai protocolli a margine indicati, visto il perdurare della criticità, si richiedono notizie in merito all'avanzamento dei lavori relativi allo spostamento del cabolino di cui è l'oggetto, così come ho spiegato in particolare delle vostre. Un protocollo QG/2021/18042 QG/2021/12425. Certo di un vostro completo e sollecito riscontro, potete gradire cordiali saluti, non si è mai fatto che scaresti. Questo sarà inviato un giorno prima della lettera di Perché intenzione. lì erano praticamente c'era, abbiamo fatto alcune sedute di commissione ed erano un attimo in contrapposizione alcuni cittadini con il comitato di quartiere. Quindi c'era la signora Verusca che portava avanti la voce dei cittadini che non facenti parte del comitato di quartiere, e poi c'era il dottor Acciari che invece portava avanti i cittadini che erano del comitato di quartiere. La mettiamo in evidenza questa qui, Ok. almeno così. Abbiamo anche le due parti che lasciano traccia della loro volontà. Va bene, ci siamo. Poi dovrebbe essere rimasto un ultimo punto, ma quello ce lo leggiamo più tardi. C'è una nota, ma quella passiamo. Bene, vedo che abbiamo fatto le 9:30, quindi possiamo essere puntuali e intanto ringrazio dell'attesa il nostro ospite che oggi è invitato, è il dottor Grandi.
per illustrarci il progetto di mobilità dolce, come si suol definire, che è quello che è già stato illustrato alla presenza della sindaca, un servizio che verrà offerto in vari quartieri di Roma, e parliamo appunto del servizio monopattini offerto dalla società Bird, e dato che insiste anche sui nostri quartieri, abbiamo pensato bene appunto di invitarlo e venirci appunto a raccontare di questa bella iniziativa che apporta miglioramenti alla mobilità del municipio, se non altro adesso per alcuni quartieri, e quindi qualsiasi innovazione e miglioria e ampliamento del servizio mobilità e trasporti non può che essere visto di buon grado. Adesso aspetto che sia lui a con cui appunto do il buongiorno nuovamente. Poi, tra l'altro, vedo anche in collegamento Giulio, sempre, io leggo solo Giulio, quindi mi scusi È il dottor Del Balzo. il dottor Del Balsa, certo. Do il buongiorno anche a lui. Come vedete, stavamo introducendo l'argomento. Siamo felici di avervi qui per illustrarci appunto questo progetto, e siamo felici di accogliere. Non so chi dei due vuol prendere prima la parola, se il dottor Grandi o Del Balzo. Io lascerei a voi la possibilità di raccontarcelo. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Giulio Del Balzo, scusate per errore, ho cliccato solo mettendo Giulio, sono il responsabile delle relazioni istituzionali di Bird in Italia. Mi sentite? Sì, la sentiamo forte e chiaro. Perfetto, è piacere di conoscervi, questo contatto è avvenuto anche in seguito alla recente estensione del nostro servizio presso alcune aree del vostro municipio. Sì, leggevo che per ora nel nostro municipio è interessato il quartiere dell'Eur. Esatto, confermo che è interessato il quartiere dell'Eur, credo anche qualche altra piccola area, sto aprendo un attimo la mappa e ve le indico. Ok. Poi se può. Esatto, di fatto arriva, parte dall'Eur, si estende poi a est fino a Vigna Murata e l'Annunziatella, alcune parti dell'Annunziatella. Di fatto, per adesso sono queste le aree. Poi noi speriamo di estenderlo ancora di più. Questo dipende in parte anche dal totale di flotta che noi possiamo, di cui noi possiamo disporre a livello cittadino. Perché non so se lo sapete, ma a Roma gli operatori hanno dei limiti sul livello cittadino per quanto concerne la flotta e quindi l'espansione delle aree è legata anche alla dimensione della flotta, proprio perché il servizio per funzionare deve garantire una densità minima dello stesso, in maniera tale che i monopattini possano essere reperibili in tutte le aree della città e quindi essere uno strumento di spostamento quotidiano per il cittadino. Ok, quindi vediamo se ho capito bene. Mi scusi, magari consiglieri hanno percepito meglio di me. In base al numero dei cittadini che popola l'area sul quale si va a offrire il servizio. Allora, in base praticamente i monopattini hanno un numero massimo al momento. Il servizio è partito dal centro storico, quindi è l'area diciamo, più frequentata dalle persone e dai turisti. In questi mesi abbiamo lavorato per fare un'estensione più possibile in aree non centrali della città, quindi anche in altri municipi. Noi al momento abbiamo un'area contigua che va dal quartiere di Montesacro Talenti, quindi zona stazione Conca d'Oro, e che di fatto riesce ad arrivare fino all'Eur. Quindi di fatto con un monopattino di bordo una persona potenzialmente
chiaramente è una cosa che si fa raramente, ma una persona potenzialmente può attraversare questa parte della città. Oltre a questo può usare il servizio anche a Ostia. Inoltre noi siamo pure presenti in aree della città metropolitana, dunque siamo ad Aprilia, siamo anche a Fiumicino. E noi non solo, poi noi abbiamo due sistemi tariffari, uno che è per gli utenti occasionali, ossia l'utente paga al minuto, paga circa 20 centesimi al minuto e un euro di sblocco. E poi abbiamo anche una tariffa per gli utenti frequenti, ci sono degli abbonamenti, credo sia, ad esempio con quello giornaliero, con 12 euro al giorno, una persona può usare illimitatamente il monopattino, e con quello mensile con 39 al mese. Questi abbonamenti poi possono essere usati anche su altri comuni, questo vuol dire che un pendolare che abita ad Aprilia o a Fiumicino può usare il servizio in entrambe le città. Ok. E voi mi chiedevo, voi anche poi, io anch'io delle domande per voi, mi chiedevo come la popolazione, come il vostro territorio sta vivendo la presenza di questo servizio in alcune aree del vostro municipio, come in questo caso l'Eur e le altre aree che ho menzionato. Ok, adesso le risponderemo e... Intanto le chiedo io, visto che si sta sviluppando così l'ordine del giorno, se i consiglieri vogliono intervenire per avere ulteriori informazioni, sono liberi di farlo. Vi chiedo cortesemente appunto di scriverlo in chat e poi possiamo fare delle domande ai nostri ospiti sulla questione. E visto che già mi sono espresso, lascio la parola al consigliere Cerisola che si è prenotato. Prego, consigliere. Sì, buongiorno. Do anch'io il benvenuto al nostro graditissimo ospite. Grazie di essere con noi e di illustrarci questa offerta che è sicuramente molto interessante nel panorama della mobilità sostenibile. C'è sicuramente molto interesse e molta richiesta potenziale da parte degli utenti per questo mezzo di locomozione, anche un po' di curiosità, come è normale, visto che comunque è una novità rispetto alle forme tradizionali. Ci sono anche delle piccole parti di popolazione che sono preoccupate, hanno paura di questo mezzo di locomozione, credono che possa in qualche modo aumentare l'incidentalità, insomma, possa creare dei problemi all'utenza più debole, quindi ai pedoni, eccetera. Abbiamo avuto anche nel nostro municipio delle interrogazioni sul ventilato aumento dei pericoli stradali dovuti a questo mezzo. Quindi, insomma, le chiediamo cortesemente, insomma, noi siamo convinti, insomma, che i vantaggi siano enormemente superiori a questi rischi che sono comunque dovuti non al mezzo in sé, ma ovviamente al comportamento delle persone. Quindi nella vostra attività promozionale vi chiediamo, insomma, di tener conto anche di questo, quindi di invitare le persone a fare un uso coscienzioso, insomma, nel pieno rispetto delle regole della strada, insomma, non, ripeto, cioè bisogna tener conto di tutti. Noi siamo rappresentanti di tutta la popolazione, sia della popolazione che si apre, sia della popolazione che si in un certo modo tende a chiudersi rispetto a certe proposte. Quindi dobbiamo rappresentare tutte queste esigenze. La ringrazio molto per la sua pazienza e, insomma, buon lavoro, in bocca al lupo, grazie. No, se vuoi rispondere così... Certo, rispondo a tutti singolarmente in maniera tale da riuscire a confrontarci in maniera puntuale e non generica. Io, dottor Cerisola, la ringrazio per gli appunti che ha condiviso e concordo anch'io che la responsabilità individuale sia fondamentale. Come sapete, appunto, il traffico, le regole della strada si basano completamente sul loro rispetto da parte degli utenti che guidano i veicoli, quindi qualsiasi tipo di veicolo
se non guidato nel rispetto delle regole della strada, che sono sia degli spostamenti ma anche soprattutto del parcheggio, può creare dei problemi alle parti più deboli, quindi sono i pedoni e specie le persone con disabilità, perché un parcheggio scorretto di un monopattino, ma così come ancora di più di un'automobile, può creare un problema a una persona che ad esempio deve deambulare con una sedia a rotelle o che altre problematiche. Quindi tutti questi elementi sono fondamentali. Noi per questo ci impegniamo moltissimo ad educare il cittadino e la nostra utenza, sia con campagne proattive, quindi noi incontriamo soprattutto le scuole, visto che questo mezzo è amato soprattutto dai giovani, e anche però punendo l'utenza che si comporta in maniera scorretta, dunque trovando anche delle modalità sanzionatorie ed arrivando in caso di reiterate violazioni a sospendere l'utilizzo del servizio per alcune categorie. Penso che possiamo cogliere come spunto, magari per questo autunno, la possibilità di organizzare delle attività educative direttamente nel vostro municipio. Sono state fatte, ci piacerebbe aumentarle, e quindi appunto sicuramente questo è un impegno che possiamo prendere nell'organizzare delle attività educative con voi, magari facendo un evento che possa essere accompagnato anche da una campagna comunicativa affinché i cittadini possano comportarsi in maniera civile e corretta. Il vostro municipio, tra l'altro, mi sembra un problema più affrontabile che in altri municipi o specie nel centro storico, essendo le strade molto più larghe e spaziose, quindi credo che con una buona educazione dei cittadini il problema sia molto ben gestibile presso il vostro municipio. Ok. Vediamo se c'è qualcun altro, altrimenti... comunque abbiamo preso atto di quello che ci ha proposto e appunto, ok, senza che parlo io, vedo già un'altra mano alzata, è quella del consigliere Corrente, a cui cedo la parola. Prego, consigliere. Buongiorno, benvenuti gli ospiti. No, una informazione tecnica, di che numeri parliamo? Quanti mezzi sono dislocati su Roma e quanti nel nostro municipio? Allora, noi su Roma parliamo di 2.500 mezzi. Poi il numero varia in base all'andamento della domanda, quindi non c'è proprio un numero fisso di stock che viene dislocato nel municipio. Io ipotizzo che ci siano almeno un centinaio di mezzi nel vostro municipio. Oltre a questo, noi sulla nostra app diamo anche la possibilità ad altre aziende di mobilità di fornire il loro servizio. Infatti, oltre ai monopattini di Bird, si possono trovare anche i motorini di ZigZag, che è una società che fa motorini sharing sul territorio romano. Quindi io ipotizzo circa un centinaio, buttando colpo d'occhio. Questo può anche dipendere dalla domanda, dai periodi. Per esempio, se c'è un periodo scolastico, può darsi che ci sia più domande, che quindi il nostro sistema indichi ai nostri operatori di portare più monopattini in quelle zone. In genere, proprio essendo un sistema che si autofinanzia, nel senso che noi non riceviamo dei sussidi pubblici, ma il nostro modello di business è basato proprio sul pagamento da parte dell'utenza, spingiamo per portare i monopattini dove c'è domanda di utilizzo. Quindi questo può anche... Vi faccio un esempio. Se in un condominio ipotizziamo 5 famiglie iniziassero a usare tutti i giorni il monopattino, il nostro sistema è guidato da un software, è molto probabile che darà l'indicazione di mettere di mettere dei monopattini carichi là davanti, proprio perché il sistema funziona in questo modo. I monopattini vengono utilizzati fino a quando si scaricano, poi vengono riportati in magazzino, vengono ricaricati e risottoposti a manutenzione. Dunque, la manutenzione noi la facciamo almeno su base settimanale, la manutenzione ordinaria. Questo è molto importante perché il mezzo deve essere sicuro, deve essere controllato. Li riportiamo, e anche la batteria, li riportiamo in strada e nei punti proprio dove abbiamo visto che c'è una maggiore domanda e dunque dove è più facile
che vengano utilizzati. Dunque, a colpo d'occhio mi sembra circa un centinaio di mezzi, non è un numero fisso però. Questo per darvi completa trasparenza sul funzionamento del sistema. Grazie, grazie. Okay, la ringraziamo per questo. Vediamo se... Intanto vedo, cioè, il consigliere Cerisola che si è riproposto, però avendo già parlato come lui, come ci insegna, essendo presidente del consiglio, diamo la possibilità a qualcun altro di parlare prima di farlo reintervenire. Va bene, può riprendere la parola, consigliere Cerisola, allora. Sì, grazie. Il nostro ospite ha già risposto in anticipo a quello che volevo chiedere io, però torno volentieri sull'argomento perché è una cosa che i cittadini ci chiedono. Quindi, insomma, prendiamo atto, come giusto che sia, del fatto che il sistema è fatto per offrire un servizio che abbia adeguata densità, insomma, di mezzi offerti, eccetera. E quindi, insomma, questo rende più lento, più graduale l'allargamento dell'offerta. Comunque, un allargamento appunto territoriale del servizio è una cosa che i cittadini ci chiedono perché sappiamo benissimo, insomma, che l'Eura è una zona più centrale, una zona più densa di uffici, una zona che ha più scuole, più servizi, eccetera, e quindi è normale che si parta da lì, insomma, però ogni tanto i cittadini ci dicono il municipio è vasto, non c'è solo l'Eura, ricordatevi di noi, insomma, quindi ecco, noi abbiamo questo desiderio, insomma, di portare questa opportunità anche al resto della popolazione, però ovviamente lo sottolineiamo, come è stato già detto, questo ha dei vincoli, insomma, nel senso, appunto, come è stato benissimo detto, non si può diradare troppo la quantità rispetto alla superficie del territorio, perché sennò il servizio non sarebbe adeguato e funzionante in modo efficiente, ma comunque, insomma, lo teniamo presente poi, ce l'ha presente benissimo anche il nostro ospite, insomma, il desiderio della popolazione di vedere arrivare questa opportunità anche in altri quartieri. Grazie, grazie molto. Certo, io vi comunico che da parte dell'azienda c'è disponibilità a portare più flotta se venisse autorizzata della flotta ulteriore, non solo a livello cittadino, ma anche se venisse autorizzata solo per il municipio nono, noi saremmo disponibili a portare della flotta aggiuntiva. Proprio nel caso di Bord, appunto, noi teniamo tantissimo a fornire questo servizio non solo nei centri storici delle grandi città, bensì anche in aree più di provincia o periferiche, come in questo caso. Se siamo ad Aprilia, possiamo tranquillamente avere anche più corse di quante ne abbiamo ad Aprilia presso tutto il municipio nono, anche per motivi di densità di popolazione, per tutti gli indicatori che fanno sì che il servizio possa funzionare in maniera positiva per l'azienda e quindi anche per il territorio. Quindi, qualora ci fossero in futuro delle occasioni anche di aumentare la flotta solo per coprire il territorio, noi siamo disponibili. Ok, grazie anche per questa risposta. Apprendiamo che c'è volontà di aumentare il servizio se ci sono le condizioni, quindi questo lo accogliamo con piacere. E io vedo che si è prenotato nuovamente il consigliere Corrente, anche lui dico di aspettare per vedere se c'è qualcun altro che non si è ancora espresso. Però non vedo nessun altro, quindi restituisco la parola al consigliere Corrente, prego.
Grazie Presidente. No, volevo sapere l'autonomia e poi se ci sono dei limiti territoriali, nel senso che non un municipio è coperto tout court, cioè io posso andare dall'Eura a Santa Palomba o ci sono diciamo dei perimetri, no? Tipo penso a Any Enjoy o altre forme di sharing che li prevedono. Dunque, confermo che ci sono dei limiti territoriali. Voi potete vedere, scaricando l'applicazione, potete vedere l'estensione della mappa. La mappa non solo è composta da una zona di circolazione, sulla mappa poi ci sono in rosso delle zone dove c'è il divieto di parcheggio. Quindi vi faccio l'esempio, nella piazza del Pantheon o in piazza di Spagna noi abbiamo messo il divieto di parcheggio, dunque l'utente non può chiudere la corsa in quella piazza. Il sistema è georeferenziato, deve uscire dalla piazza per poterlo chiudere. Questo anche in alcune zone di Roma, a volte per facilitare il servizio in maniera tale che i nostri operatori quando raccolgono i mezzi li trovino nelle stesse strade e debbano quindi circolare di meno, a volte restringiamo anche il parcheggio in alcune strade facendolo mantenere in altre strade principali. Se scaricate l'app, poi magari vi mando anche via mail, ve la mando anche via mail alla mappa comunque, perché magari qualcuno non se la scarica, così che possiate vederla. L'autonomia del monopattino è di circa 40 km, ma noi tra l'altro siamo una delle poche società al mondo, come Bird, che sviluppano internamente all'azienda i propri monopattini. Quindi noi abbiamo proprio un dipartimento di ingegneri che fa ricerca e sviluppo per sviluppare monopattini sempre più avanzati e che rispondano meglio alle esigenze delle amministrazioni e degli utenti in termini di sicurezza. Quindi stiamo portando avanti molte innovazioni sia sulla durata della batteria, sulla sostenibilità del mezzo. E l'impatto ambientale della sostenibilità per noi è molto importante, proprio perché i monopattini, diciamo, che venivano usati 2 o 3 anni fa per lo sharing, erano monopattini che duravano poco, perché erano, immaginate un monopattino privato, sono monopattini più piccoli, meno resistenti e solidi di quelli dello sharing. Questi monopattini messi in sharing duravano 3 mesi, 4 mesi, che non è ambientalmente sostenibile, perché c'è una batteria, perché ci sono dei materiali che vengono utilizzati. Invece con i monopattini di ultima generazione sono monopattini che durano anche 3, 4, 5 anni e che dunque giustificano la loro impronta ambientale con il numero di corse che vengono effettuate per il mezzo. Questo, così anche come per le macchine elettriche, è un elemento fondamentale. Tra l'altro i nostri monopattini ormai sono quasi tutti del modello Bird 2, che sono quelli argento che si vedono in giro per Roma, argento con la scritta Bird, hanno la categoria IP68. Questo vuol dire che se vengono ad esempio anche buttati in acqua possono resistere per molto più tempo degli altri monopattini e anche generare molti meno problemi per l'ambiente e anche favorire un recupero nel caso venga buttato in acqua. Chiaramente non lo puoi più rimettere in strada così, ma per quanto riguarda il riciclo delle componenti e dei pezzi e anche della batteria stessa è tutto molto più, diciamo, più fattibile dal punto di vista tecnico. Quindi gli elementi di innovazione dei materiali, l'attenzione alla sostenibilità sono elementi fondamentali. Noi appunto, avendo fatto ormai decine di milioni, centinaia di milioni di corse sui nostri veicoli, usiamo questi dati anche per imparare proprio come costruire monopattini migliori. Ok, grazie. Tanto sì, ringraziamo. No, la mappa ce la puoi inviare, quindi la lasciamo tra i documenti della commissione, quindi chiunque. C'è un problema di connessione per il presidente della commissione. Anche io non lo sento più. Si è bloccata anche la sua immagine. Gaetano, se ci senti, prova a disattivare il video.
Sì, ecco, Presidente, è tornato. C'era un problema di connessione. Sì, Presidente, okay. Va ok. bene, allora senza video, la ringrazio, consigliere, per avermelo comunicato. No, chiedevo al nostro ospite appunto se poteva anche inviarcela, nonostante se abbia capito bene la mappa è anche scaricabile per gli utenti che utilizzano il servizio, ma nonostante ciò magari ce la invia e noi la lasciamo tra gli atti di questa commissione. Perfetto, me la manderà il mio collega Grandi. Ok, vediamo se possiamo lasciare la parola, ripeto, a qualcuno che ancora non è intervenuto. No, e allora ho io delle questioni tecniche, quindi come ho capito bene non ci sono delle aree di parcheggio, ma un'area in cui ci si può muovere, dalla quale si può partire, nella quale si può transitare, e l'unica limitazione appunto è la zona rossa. Esatto. Poi se vengono costruiti degli stalli, noi li segnaliamo e diamo un premio a chi parcheggia all'interno degli stalli. Io mentre vado avanti, se poi qualcuno vuole intervenire, lo scrive, e lascio la parola. E io non conosco il servizio, quindi volevo proprio risposta alle domande forse banali, del tipo se la batteria è visibile quando si accede al mezzo. Io non l'ho mai utilizzato, magari è la volta buona che ne faccia uso nel mio municipio, per esempio. Certo, deve provarlo assolutamente perché non si capisce al 100% un monopattino se non lo si prova. La batteria è visualizzabile attraverso l'app, quindi prima di attivare il servizio, cioè di partire, sull'applicazione si trovano i monopattini disponibili nell'area sulla mappa. Si trova il monopattino, si clicca sul monopattino, c'è scritto qual è la distanza dal punto in cui l'hai cliccato e quanta batteria è rimasta. Quindi dice quanti chilometri si possono fare con quel monopattino, con quella batteria. E poi lo può anche prenotare, quindi è prenotabile con 30 minuti di anticipo. Quindi uno se va, che ne so, a fare una commissione può prenotarlo mentre sta uscendo o poco prima di uscire in maniera tale da essere sicuro di trovarlo. E quindi assolutamente visualizzabile tramite l'applicazione del cellulare. Ok, questo qui. No, poi, data l'utenza che, come ci ricordava, e come vediamo, insomma, chi frequenta il centro lo sa, l'età media molto bassa dell'utenza. È previsto in futuro, o già ci sono degli accordi, degli spazi per poter lasciare appunto il mezzo magari nei pressi delle scuole o di quei luoghi frequentati appunto da un'utenza di età bassa? Mi veniva in mente appunto la scuola. Allora, questo in futuro è qualcosa di fattibile, di programmabile. Per adesso, visto il numero limitato di mezzi, in genere può essere che ci siano dei mezzi vicino delle scuole, ma non è qualcosa che è programmato sulla base di un accordo generale. Ma sicuramente in futuro, se dovesse diventare più flessibile la possibilità di offrire monopattini sul territorio, specie magari nel caso di accordi con gli specifici municipi, è qualcosa su cui si può ragionare. Ok, la ringrazio anche per questa risposta. Io ho l'ultima questione che riguarda l'aspetto economico e di utilizzo del servizio. Che cosa ci vuole? Una carta di credito, una prepagata, un comunissimo IBAN?
e se sono previste in futuro o per i clienti o per coloro che diventano clienti, quindi che utilizzano molto spesso il servizio delle agevolazioni economiche. Ho sentito un po' male. Se può ripetere la domanda in maniera tale da essere sicuro di risponderle su tutto. Sì, sì, le dico sempre da profano, insomma. E che strumento utilizzo per pagare? Mi serve un comunissimo IBAN, una prepagata, una carta di credito? E se sono previste agevolazioni per i clienti che utilizzano molto spesso il servizio? Eventualmente, magari in futuro, in programma. Certo, allora ci sono tre modalità di pagamento, anzi quattro. Carta di credito, carta prepagata, poi sulle carte noi facciamo un prelievo che poi viene stornato di 3 euro, in maniera tale che se uno usa la prepagata ma non ha soldi non la possa utilizzare, quindi c'è un prelievo di 3 euro che poi vengono stornati indietro. Si può usare per chi ha l'iPhone Apple Pay e anche PayPal, quindi uno può collegare direttamente l'account PayPal ed effettuare tutti i pagamenti. Esistono degli sconti sia per gli utenti frequenti che ricevono delle percentuali di sconto sulle corse e sia esistono gli abbonamenti. Quindi se uno va su Pass Corsa, faccio vedere, ad esempio qua ci sono quelli romani, il mio schermo non si vede bene, ma ad esempio questo qua, 38,99 al mese, vuol dire che uno compra corse illimitate su Roma per 30 giorni a 38,99 al mese, tant'è che tantissimi rider delle app, Deliveroo, eccetera, fanno l'abbonamento con Bird o con altre società, proprio perché ciò gli dà la possibilità di andare illimitatamente in giro per Roma con dei monopattini che sono sempre manutenuti e senza dover pagare la benzina. Il giornaliero viene 11,99 e questo è perfetto per il turista o per la persona che magari sta facendo tante commissioni quel giorno, magari uno lavora da casa, esce da casa, che ne so, una volta una settimana, una volta gli va di usare il monopattino. Esistono poi anche altre forme di scontistica, tipo uno paga 5,99 al mese e non paga più il costo di sblocco. Quindi di questo dipende in base alle esigenze della singola persona, ma assolutamente, insomma, è una cosa a cui siamo molto attenti. Grazie. Ok, al momento a me non vengono in mente altre domande, il mio ospite già ha risposto in modo esauriente in tutto, anche alle quisquilie più minime, insomma, di colui che è profano, quindi che ha accettato molto volentieri di avervi in commissione. Vi ringraziamo ancora. Io posso attendere qualche minuto ancora per vedere se altri consiglieri vogliono intervenire nel mentre hanno avuto questioni. Altrimenti possiamo salutarla. Non vedo nessuno. Ok, va bene. Allora io la ringrazio ancora per la disponibilità, per essere stato qui con noi. Ci tenevo e un servizio andiamo a offrire ai cittadini. Oggi l'abbiamo offerto a questa commissione alla quale è andato a sciorinare appunto le informazioni e niente, possiamo salutarla, allora possiamo liberarla e lasciarla ai suoi impegni. Grazie, io vi auguro un buon lavoro, delle buone vacanze, sperando di risentirci quest'autunno per continuare a lavorare insieme. Grazie, buona mattinata a lei. Grazie, arrivederci. Vi saluto anch'io, grazie a tutti. Arrivederci. Signor Grandi, grazie. Ok, abbiamo avuto i nostri ospiti, ce l'hanno illustrata. Se vogliamo fare considerazioni di carattere politico appunto sulla questione, non possono che essere benvenute, appunto ricordando a tutti quanti che c'è la possibilità di farlo, è nostro diritto, rimaniamo in tema, rispettiamoci l'un l'altro
e prendiamo parola se ne abbiamo voglia, insomma, come appunto rivediamo il nostro diritto farlo. Ok, va bene, io non vedo nessuno e quindi dichiaro chiuso il punto all'ordine del giorno e proseguiamo con l'approvazione del verbale, visto che c'è anche il consigliere Barros, così ascoltiamo il suo parere sul verbale. Abbiamo questo punto all'ordine del giorno. Consigliere Barros, mi sente? No, consigliere Barros non ci sente. E allora diamo ancora qualche minuto ai consiglieri, il verbale lo spostiamo dopo la fine della lettura della posta. Quindi andiamo, Maria, a leggere la posta, quella che è rimasta. D'accordo. Aspetti, che vedo una risposta del consigliere Barros. Ci dice che il verbale per lui va bene, abbiamo avuto il parere di molti, però per correttezza attendiamo anche la lettura. Però abbiamo letto, consigliere, quindi grazie di averlo scritto, abbiamo anche il suo parere, ok? E però ripeto, chiudiamo il punto all'ordine, insomma chiudiamo questo punto qui sulla lettura del verbale, leggiamo la posta, così nel mentre se qualcuno dei consiglieri e commissario vuole, cioè, entra a far parte della commissione, ci dice anche la sua come consigliere appunto De Iulis e Lepidini, abbiamo anche il loro parere. Adesso andiamo a leggere l'ultimo, se non era l'ultimo documento che abbiamo nella posta di luglio. Ok, abbiamo Maria. La nota inviata dal presidente Di Innocenti e dall'assessore Drago. Sì, la CN 84115. Sì. Ok, andiamo a leggere, secondo che un problema. Scusate. Ok, che ha per oggetto istituzione a carattere temporaneo di corse prolungate della linea 071, 073, 074 sul corridoio della mobilità Eur-Laurentina, Fonte Ostiense, espressione di parere. Questa ce la possiamo leggere anche perché sono un po' di righe, però io ricordo che questa l'avevamo già letta. L'aveva questa anticipata l'assessore Drago in commissione la scorsa settimana. Sì, perché questo era il ritardo della commissione dovuto appunto alla riscrittura del regolamento e quindi allo stop dei lavori del Consiglio e delle commissioni. Quindi questa la mettiamo agli atti, abbiamo letto appunto l'oggetto e sappiamo di che si tratta. Poi abbiamo concluso con la posta, perché sì, le altre l'abbiamo visionate prima. Ok. Allora, riapro nuovamente il punto all'ordine del giorno, che è il verbale. A questo punto lo approviamo così com'è, Maria. Va benissimo. Ho avuto il parere di tutti quanti. Possiamo chiudere la commissione a questo punto? Abbiamo un attimo soltanto, volevo chiedere se mi date un secondo di tempo, io carico sulla piattaforma anche il verbale di oggi, così lo possiamo approvare senza lasciarlo appeso o inviarlo per mail. Perfetto. Ok, allora un secondo solo.
Sì, no, anche più di un secondo, è una cosa importante, ringrazio la verbalizzante, grazie mille anche Presidente. No, no, la ringrazio anche io per avercelo ricordato. Okay. Subito lo approviamo. Allora, sono le 10:10, il tempo che lo... Vabbè, metto 10:15 che interromperò la registrazione e dichiarerò chiusa la seduta, ok? Ci possiamo fare anche 10:20, insomma, non scapicoliamo. Adesso lo metto sulla piattaforma, poi al limite lo sistemiamo. Ok, il verbale è caricato. Ok, allora lo possiamo andare a leggere e così vediamo di approvare anche questo qui. Per me il verbale va bene. Ok. Allora, visto che c'è un errore, l'ho visto da sola, quando alla fine c'è scritto la seduta prosegue con l'approvazione del verbale disponendo quanto segue, verbale numero 2421, ho messo la data di oggi, invece è quello del 29/7/2021. Sì, certo. Ok, ho corretto, corretto. L'avevo visto, ma non volevo dirtelo. Tanto lo sai che poi controllo tre volte, quindi... Anche per il consigliere Barros il verbale va bene. Sì, ho visto, la ringrazio consigliere. Io sto guardando, mi scuso, ma non riuscivo a caricarlo. Chiedo perdono, adesso cercherò di non farvi attendere troppo, grazie. Okay.
E chiedo scusa Presidente, posso? Prego consigliere. Grazie. Sì. Volevo ringraziare ancora una volta la gentilissima verbalizzante per il verbale che è fatto come sempre molto bene. È giusto così per, visto che ne abbiamo insomma la possibilità, volevo chiedere una lievissima interazione nella pagina 2. Quando si parla, viene citato insomma il mio intervento, io aggiungerei una parola per specificare meglio cosa si intende per raggio dello sharing. Dunque, il consiglio Cerisola rappresenta la volontà dei cittadini nell'aumentare il raggio di fruizione, direi, di fruizione dello sharing. Non so se i consiglieri sono d'accordo, credo che questo si rispecchi insomma il mio pensiero, magari una parola in più in questo caso possa essere utile a dare meglio l'idea della richiesta. Sì, io lo condivido perché messo così capisco che appunto è redigere un verbale a cui insomma nello stesso momento, quindi io faccio i complimenti e posso... anche perché poi dover interpretare il pensiero e restringerlo, quindi... Però raggio dello sharing, appunto. Ok, raggio di funzione. Io ne ho anche un altro. Sì. Ma, insomma, perché mi piace meno, vediamo se... Sempre nella pagina 2, sì. Qualche riga dopo il tratto appena citato, sono 1, 2, 3, 4, 5... la sesta riga... Dopo quella del consigliere Cerisola, quando c'è scritto il presidente domanda quali sono i metodi di pagamento e se sono previste agevolazioni, io metterei per chi lo utilizza spesso. Okay. Però capisco benissimo il lavoro svolto, immagino siano stati tutti quanti all'interno magari di classi a prendere appunti velocemente, qui sono fatti in modo meraviglioso, non è un appunto, non era per sminuire, anzi è un documento importante, si apprezza tutto il lavoro svolto e le difficoltà del caso. Nessun problema. Ok, anche per me va bene il verbale. E tanto siete solo voi tre, quindi possiamo darlo per approvato. Diamo per approvato. E così abbiamo anche fatto pronto a questo compito istituzionale che probabilmente è l'ultimo di questa consigliatura. Perfetto, così lo protocollo, lo pubblico e poi me ne vado in ferie. Wow. ferie meritate, meritatissime. Quindi possiamo correggere la data di chiusura. Ok, della... ho messo 10:20, interrompo la registrazione e auguro una buona giornata a tutti. Grazie. Auguro anch'io. Grazie a tutti, grazie Maria.